Buonasera, sono il capogruppo del gruppo Alpini di Busto Arsizio. Noi questa sera, come tutti i venerdì sera, per il periodo invernale prepariamo da mangiare per i clochard della nostra città, supportando la Croce Rossa per questa opera di carità. Chi ci dà una mano in Busto? Ci dà una mano la gastronomia Bontà e Qualità, ci dà una mano la pasticceria Barroffio, gli amici di l'associazione Amici di Angioletto ci forniscono del pane, e, insomma, abbiamo parecchie persone che ci danno una mano, sia aziende che privati. Cosa state preparando? Allora, per questa sera abbiamo preparato un mix di primi piatti e secondi piatti. Noi tutte le volte facciamo sempre primo, secondo, contorno, dolce, frutta, proprio un pasto completo. I pasti vengono messi in queste vaschette termiche con ben separate e poi successivamente vengono poi riposte in una cassa sempre di materiale isolante. Tipo polistirolo, per intenderci, insomma, una cosa di questo genere, e quindi poi prepariamo anche il bere e tutto quanto, anche le posate, bicchieri e via, e poi si parte per la stazione. Ecco, i piatti sono quasi pronti, ora verranno inseriti nell'apposito contenitore che ha appena descritto il rappresentante degli Alpini, presidente. Vai. Eccolo, vengono preparate le razioni con tutto quello che è stato preparato, quindi diciamo un piatto completo. C'è anche il dolce, mi dicono. Poi viene messo nell'apposita cassetta. Bene, allora questa sera siamo in partenza, questa sera ci sono venuti a trovare i nostri amici di Ferno e passo la parola appunto al mio fratello di Ferno, prego. Buonasera. Mi chiamo Marco, sono degli Alpini di Ferno, faccio parte del Consiglio Alpini di Ferno e mi trovo qua a Busto per appunto questa serata di solidarietà. Ecco, adesso prendiamo i contenitori che abbiamo preparato presso la nostra sede e li portiamo dentro in stazione da Clochard, dove ci aspetta anche la Croce Rossa. Vengono sballati i pacchi. E ora tra non molto verranno distribuiti. Buon appetito. Allora, partecipa a questo progetto anche la Croce Rossa, che non si è sicuramente tirata indietro, anzi ha partecipato attivamente a questa cosa. In questo momento cosa state facendo? Adesso in questo momento stiamo distribuendo delle bottigliette con del tè caldo a tutte queste persone.
Questa iniziativa va avanti da 3 anni e 2 volte alla settimana, il martedì vengono distribuiti panini, tè caldo e brioche, e il venerdì vengono distribuite le brioche con il tè, in quanto gli alpini portano i loro pasti caldi